Ciao a tutte, allora in questo video voglio spiegarvi un po' come bisogna comportarci inizialmente, aspettate che mi tocco poco, come bisogna comportarci un po' inizialmente con la pasta di zucchero, cos'è la pasta di zucchero, quali collanti utilizzare per la pasta di zucchero, un po' come si lavora, eccetera, eccetera, perché comunque non sono una cake designer, anche se c'ho un corso, c'ho un attestato, però comunque è l'esperienza che cose. Allora, tante di voi me l'avete richiesto, mi mandate i messaggini privati per farvi spiegare un po' cos'è la differenza tra la pasta di zucchero e la marshmallow fondant, eccetera, eccetera. Sto sottolineando che comunque non sono una stra esperta, però comunque voi magari vedete il video cos'è come si fa la pasta di zucchero, come si usa, così così, però in sostanza non c'è nessuno che comunque vi spiega bene. Cosa fare, perché si indurisce sempre, come maneggiarla, eccetera, eccetera, perché sono problemi che mi sono successi anche a me inizialmente. Allora, la pasta di zucchero è un insieme di zucchero, glucosio, colla di pesce ed acqua, che comunque alla fine, lavorati insieme, diventa una sorta di plastilina che, se fatta in casa, si indurisce molto velocemente al contatto con l'aria, mentre quella comprata comunque tende un po' di meno ad indurirsi. Lo zucchero a velo è importante che voi lo compriate sempre, perché comunque lo zucchero a velo acquistato ha determinati ingredienti che, se ce lo facciamo in casa, non hanno, e poi se lo fate in casa non avrà mai quella non sarà mai raffinato come quello comprato, ecco. La marshmallow fondant invece è una pasta modellabile fatta con i marshmallow, che se siete fortunati a trovare in commercio i marshmallow bianchi, ben venga, perché io l'ho utilizzata in passato e secondo me era anche un po' più facile da modellare che a differenza della pasta di zucchero, ecco. Però, avendo trovato poi con gli anni un rivenditore che mi vendesse una busta da 5 kg di zucchero a velo, ho preferito appunto optare sempre per la pasta di zucchero. La marshmallow fondando non la faccio da... sono anni, ecco, che non la faccio più. E appunto creiamo questa pasta di zucchero, va chiusa, sigillata, va chiusa, sigillata e non va assolutamente lasciata a contatto con l'aria. C'è chi la conserva in frigo e chi la conserva in credenza. Io la conservo in credenza tranquillamente, però ci sono persone che comunque dicono che all'interno della pasta di zucchero ci sia l'acqua, ci sia. È vero che lo zucchero è un conservante, però comunque vogliono conservarla all'interno del frigo. Io non mi ci trovo tanto bene, però comunque chiudetela molto molto stretta, magari in più di una bustina, e mettetela in frigo e lasciatela appunto lì. Poi magari appena la togliete dal frigo, maneggiatela un po' bene con le mani e tutto. Se la pasta di zucchero si indurisce, ragazze mie, mettetela un po' con il microonde, ma se comunque alla fine, se dovete fare qualcosa di strasottile, strapreciso, non rifatela da capo almeno. Questo è il mio consiglio, perché quando inizia a fare le crepe, indurirsi non è buona più. Per questo io preferisco, per determinate cose, comprarla. La pasta di zucchero comprata invece, ok, non sapete quello che c'è all'interno, però è molto più facile da modellare, le cose che fate vengono più perfette, non presentano crepe, comunque è molto più bello da vedere. Però io mi sono accorta che, come mi secca la pasta di zucchero fatta in casa, non mi secca la pasta di zucchero comprata, ovvero resta sempre un poco morbida. E il che per me è una pecca, e devo capire il motivo, non l'ho ancora capito. Anzi, se voi lo sapete, fatemi sapere voi a me, che magari siete più esperte. Ad esempio, se devo creare dei soggetti, ho utilizzato la pasta di zucchero comprata, però mi si afflosciano, perché comunque resta sempre morbida e lentamente lentamente si afflosciano su loro stessi, quindi la cosa non va bene. Molto probabilmente in futuro vorrò comprare la gomma adragante, che vabbè, si unisce alla pasta di zucchero e la fa seccare molto più velocemente, la fa diventare pietra, comunque serve per la maggior parte per i fiori. Però
per unirla alla pasta di zucchero, che così almeno si indurisce di più, ma questo è un discorso a parte che nemmeno io ho studiato ancora accuratamente e poi vi farò sapere. Poi, allora, come fissare una torta? In tantissimi vi fanno vedere che ricoprono la torta prima di metterci la pasta di zucchero con la crema di burro. Io la crema di burro proprio non la digerisco, non mi piace. Il burro io non lo preferisco, non mi piace il gusto del burro. Quindi, potete anche utilizzare la panna per fissare la torta, ma comunque io trovo che mi resti sempre un poco troppo morbida e se la torta presenta dei dislivelli che io voglio aggiustare con una crema di copertura, non me lo permette, il tutto non me lo permette, ecco. Quindi io adoro utilizzare la ganache. La ganache non è altro che, se la fate al cioccolato fondente, è la stessa dose di panna con la stessa dose di cioccolato. Poi se la fate con cioccolato al latte, ora non sto qui a dirvi le dosi precise, però le trovate su internet. La ganache è, a parte, buonissima perché ha un sapore da Dio, e poi quando indurisce diventa davvero molto 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 dura, quindi io stendo sulla torta quando è ancora un po' cremosa, faccio questa torta proprio molto livellata, precisa, perfetta e la metto in frigo. Col passare delle ore, 2-3 ore massimo, la ganache diventa bella dura, quindi mi è facilissimo appoggiare la pasta di zucchero sopra e lavorare la pasta di zucchero con lo smoother perfettamente per farla aderire alla torta. Quindi, non so più che dirvi. Per colorare la pasta di zucchero ci sono vari tipi di coloranti, io vi consiglio, sottolineo, consiglio i coloranti Decora, o almeno dei coloranti che siano accertati, che siete certi che siano naturali, perché i coloranti Sugar Fill, i coloranti Wilton, i coloranti, tutti quei coloranti che vedete che con un goccio vi colorano tutta la pasta di zucchero, bene, non sono assolutamente naturali, quindi state attenti a quello che mangiate, a quello che fate mangiare alla gente, anche se alla fine, secondo me, la pasta di zucchero in generale, le torte in pasta di zucchero non sono tanto igieniche, vedete Buddy che porta in mezzo alla strada le torte con tutti i microbi che si mettono sopra, però questo è un altro discorso, a noi piacciono, piace la cake design e non stiamo qui a dire questo. Credo di aver parlato un po' per troppo tempo e la pasta di zucchero, quando volete fare dei soggetti in pasta di zucchero, la potete incollare con l'acqua, anche se io non ve la consiglio perché comunque non è che incolla tantissimo. Potete comprare le colle edibili, che perché spendere soldi per una colla, ma io ho provato, poi c'è un altro metodo per fare la colla, insomma la colla per la pasta di zucchero, che è quella di mettere un poco d'acqua nello zucchero a velo, fare una sorta di glassa, però manco quello tanto mi convinceva, quindi ho messo un po' di pasta di zucchero in un bicchierino con un goccino d'acqua, l'ho fatta sciogliere al microonde, è diventata una sostanza molto molto gelatinosa, come una sorta di gelatina, che seccatosi diventa davvero dura come la pasta di zucchero, quindi è un bijou per attaccare le cose e state certe che non si staccano più. Potete comprare dei pennarelli alimentari per definire meglio insomma un soggetto, potete comprare tanti tanti stampini, tanti tappetini, tanti mattarelli, potete comprare tantissime cose se avete la possibilità. Se non avete la possibilità, potete cominciare lo stesso con le creazioni in pasta di zucchero, ma utilizzando le vostre manine, come facevo io inizialmente. Quindi davvero, se uno ha l'intenzione di fare qualcosa, si crea innanzitutto gli stampini, li si possono creare fatti in casa, andate a cercare che c'è una ragazza che li fa, americana, che li fa in casa, con, avete presente le teglie di alluminio? Li taglio, comunque poi dopo si disegna una forma sulla carta, e comunque fa la forma, la forma che si è disegnata la fa con questo pezzettino di alluminio e vengono fantastiche. Poi magari, che ne so, non avete la pallina, quella lì per fare le rose, li fate con, li spianate con le dita, comunque
le cose, se davvero avete intenzione di farli, le farle, non c'è bisogno di avere tantissimi stampini, potete farli anche in casa, magari che ne so, volete fare una foglia, invece di avere lo stampino la tagliate. Se le avete, è ovvio che il risultato sia più perfetto, però tempo al tempo, poi magari se ora non lavorate e non potete permetterlo, permettervelo è una cosa a parte. Quando lavorerete e potete permettervi il lusso di comprare altre cose, fatelo. Anche se non lavoro e lo faccio lo stesso, però lo faccio perché tutti i soldini che spendo sono soldini miei. Perché non andrei mai a dire mamma non comprare la carne, comprami i stampini, assolutamente. E quindi nulla, io spero davvero che le prime basi di pasta di zucchero possano essere state utili. Fatemi sapere con un commento se vi sono stata d'aiuto e fatemi sapere soprattutto se volete qualche altra fatemi sapere soprattutto con un commentino qua sotto qualche domanda, non so, chiedetemi qualcosa in modo che io raggruppo tutte le domande e ne faccio un altro video per spiegarvi un poco dettagliatamente le cose. Quindi spero di essere stata esaustiva, ho parlato troppo, tantissimo. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!